IJF Live presenta Un caffè con... Terzo appuntamento della nostra rubrica Un caffè con, che oggi ho il piacere di prendere con la voce e l'autore insieme a Giuseppe Cruciani della Zanzara di Radio 24. È qui con noi David Parenzo. Grazie a te di averlo accettato. Siamo in attesa che arrivino i caffè. Io intanto inizierei con una domanda. La realtà dell'Italia è la vostra fonte di ispirazione per la vostra critica così feroce, a volte anche tagliente e spietata? Parlare e dire insomma tutto quello che si pensa, ma gli italiani fanno più ridere o più piangere? È una bella domanda, ma in realtà sì, la politica, il racconto della politica italiana, la cronaca, insomma qui basta sfogliare i giornali che voi avete messo in questo splendido set del Caffè Con per trovare notizie curiose e divertenti. Si può teoricamente ridere di quasi tutto. Io, a differenza di Cruciani, ho, come dire, ancora molti, molti paletti, la mia asticella è ancora piuttosto alta rispetto a quello che forse il mio collega farebbe in più. Però indubbiamente sì, la politica soprattutto è fonte inesauribile di gag, di situazioni, di contraddizioni. Noi non facciamo altro che fare un grande frullato, mixare tutto, cerchiamo di, alle volte, infatti il frullato, come dire, un conto è se tu metti insieme la banana con la fragola, le volte però ci scappa un po' troppo peperoncino e allora la cosa assume un aspetto. Allora, se una trasmissione è wasabi, la vorrei definire. Il wasabi, come sapete, se siete amanti del sushi, è quella salsina verde fortissima che se mangi da solo muori. Cioè, se tu prendi, dicevo che è buono questo, lo metti in bocca, il wasabi, ti viene una lingua come nei film, nei cartoni animati. Invece il wasabi accompagnato da un buon salmone, dal sushi, appunto, diventa già più digeribile. La nostra trasmissione è wasabi, cioè va presa accompagnandola però alla ciccia, anche perché se prendi soltanto la salsina verde, beh, ti ustioni. Quindi di ciccia non ce n'è mai, insomma, troppa. Di ciccia ce n'è tanta, perché appunto è divertente leggere i giornali con l'occhio col quale lo leggiamo noi. Non è che inventiamo nulla, cioè noi diamo una lettura delle cose che accadono, ma alcune sono grottesche di per sé, che se tu ci pensi, cioè, però è la politica della Seconda Repubblica o della Terza Repubblica, ora non si sa più. Nella Prima Repubblica era tutto impensabile, era inimmaginabile che un politico come Aldo Moro, Berlinguer, financo Almirante, De Gasperi, ma insomma sono tantissimi, Bettino Craxi stesso. Ma è inimmaginabile vedere questi politici della Prima Repubblica nei talk show, addirittura al bagaglino a farsi tirare le torte in faccia. E invece ora ormai la politica in televisione è un genere e quindi è piena di cose grottesche, interessanti, contraddizioni. Si tratta di trovarle, scovarle e farle poi diventare appunto materia di discussione e materia anche di litigio tra me e il collega Cruciani. Sono assolutamente d'accordo e sono molto molto famosi anche i vostri battibecchi. Infatti una sono veri, delle mie domande era proprio questa: se ci trovavi qualcosa di buono in Cruciani da dire, se ci suggerivi qualcosa di buono, perché ci sembra che litighiate così tanto e quasi vi stiate antipatici, è vero o no? No, ma lavoriamo insieme da ormai quasi 5 anni. Come tutte le coppie, come Sandra e Raimondo, come Tognazzi e Vianello, come Stanlio e Ollio, come fate voi, come Christian De Sica e Massimo Boldi, non lo so, trovate voi la coppia che più si confà alla situazione. Si litiga e si litiga molto, come si litiga tra persone che hanno visioni della vita diverse, che sono fisicamente, noi siamo diversi in tutto, l'unica cosa che ci accomuna è la lettura dissacrante della realtà. Questa è però credo che sia una cosa portante e fondamentale. Sul resto siamo il giorno e la notte, siamo buonasera. Veramente buonasera. Ah, permesso di soggiorno ce l'ha lei, vero? Sì? No, scherzo, lei. Grazie. Prego. Scusi, grazie. No, grazie. E quindi la cosa è questa, cioè noi siamo diversi in tutto, non c'è una sola cosa. Lui è ateo, io ad esempio sono ebreo e sono contento di esserlo, sono contento, è ovvio, ma insomma lo ricordo, sono anche abbastanza tradizionalista, eccetera. Lui è dissacrante fino a scorticare le cose, a farle diventare addirittura ciniche. Io sono cinico, ma non a quel punto. Io sono innamorato, lui non è innamorato. Lui è un po' anarcoglio.
voglio di destra, io credo di essere abbastanza radicale di sinistra, però anche qui non è che ci sono case e caselle, cioè possiamo essere incasellati, non siamo neanche così troppo incasellabili, però siamo, lui ama fare sport ed è un pazzo patito assoluto della corsa, ad esempio. Io come Churchill ritengo che lo sport sia un danno, sia pericolosissimo, credo che sia giusto bere, fumare, mangiare anche abbondantemente e limitare, ma non a pranzo. Non a pranzo, no, quello non mangio mai, no, a parte gli scherzi, però non ho una cultura così salutista come la sua. Mangio, bevo, ogni tanto fumo qualche sigaretta, quindi. No, guarda, lui è pazzo metodico, per cui è anche nevrotico, per cui deve avere sempre tutto pronto. Io invece sono più sulla estemporaneità, cioè a me diverte moltissimo il situazionismo, quindi mi innamoro delle situazioni che accadono e su quello provo a costruire una cosa e un racconto. Lui invece ha più bisogno, però poi gli piace, ha più bisogno di avere le cose tutte belle, incasellate, ferme. Niente, il giorno e la notte. Quindi diversi che si attraggono, un connubio che insomma funziona ed è collaudatissimo. Come reinventarsi però per andare in onda ogni sera esercitando quel ruolo di watchdog che compete insomma al giornalista, se rientrate in questo ruolo, in questa interpretazione, se vi sentite cani da guardia delle cose che non funzionano in Italia? Cani da guardia del potere sono sempre state espressioni molto belle che si insegnano giustamente nelle scuole di giornalismo, che è la cosa che deve guidare il nostro lavoro. Poi ci sono, secondo me, ecco questo seriamente, tanti modi, diversi modi di fare bene il proprio lavoro. Non esiste un solo modo per fare il giornalismo. Ci sono le autorevoli firme del Corriere della Sera, e ci sono i colleghi che si occupano di mafia, che si occupano di tutte queste cose importantissime. Poi ci sono invece altri che hanno un altro modo di fare informazione. Gli steccati non sono così rigidi. A noi spesso ci accusano di non fare informazione. Però quante notizie sono uscite dalla Zanzara con i nostri metodi magari non convenzionali o con la nostra ironia e il nostro sarcasmo? Molte. È un merito, non lo so, lo dirà chi ci ascolta, che magari si diverte, però gli viene il dubbio su una cosa e dice: ah, guarda, sono venuto a sapere questo. E la sua domanda era sul fatto se noi ci sentiamo, noi facciamo il nostro mestiere, siamo due giornalisti, e non ce ne dimentichiamo, ma siamo anche due persone che, come dire, fanno uno show radiofonico, quindi facendo uno show radiofonico devono rispondere anche, come dire, del clima e del piccolo format che hanno creato. Grazie, al prossimo appuntamento di Un Caffè Con.